La cittadella cattolica nel cuore di Bangkok è assediata. All'esterno i grattacieli e gli alberghi, tra i cortili e gli edifici, una folla di 10.000 giovani si muove composta. Aspettano Francesco al suo ultimo appuntamento thailandese in assetto da GMG. Sono arrivati dagli avamposti missionari sulle montagne con i copricapi coloratissimi, ma anche dal Vietnam e dalla Cambogia per non perdersi il Papa. È un uomo buono, ha anche un ottimo staff, dice pragmatica una ragazzina, ma soprattutto aggiunge è un uomo gentile e generoso. Pli è buddista, è arrivata con i suoi amici, è incuriosita della fede cattolica, di cui apprezza la profondità e la formazione. Le interessa la Vergine Maria e Gesù, confessa di averli invocati per un forte mal di schiena e di essere guarita. Nulla di strano per un paese dove la ricerca del dialogo con l'altro e il diverso è un imperativo etico. Siamo una nazione buddista, ci aspettiamo sempre l'armonia tra buddisti e cattolici, ci dice Manly. Vivere tutti quanti insieme è un'opportunità. Il Papa, nell'omelia, invita a rimanere radicati nella fede degli anziani e dei nonni, a non restare prigionieri del passato, ma ad imparare il segreto di un cuore felice, essere ancorati a Cristo. Senza questo radicamento, avverte, si può rimanere sconcertati dalle voci del mondo, dalle allettanti proposte ben truccate, belle e intense all'inizio, vuote e stanche con il passare del tempo. Ai giovani e al termine dei 3 giorni thailandesi lascia il mandato di costruire una comunità che, seppur minoranza, sappia parlare con tutti, attrarre per indiscutibile bellezza e crescere in santità.